Questo è il primo anno, sì, che abbiamo deciso di sostenerlo. Noi traiamo origine da una cooperativa pescatori, una cooperativa storica, e quindi diciamo che nel nostro DNA c'è sempre stato, insomma, questo spirito della solidarietà, quindi siamo stati sempre vicini a questi temi dell'ecosostenibilità, della solidarietà in varie occasioni, e anche in questo caso abbiamo pensato bene di intervenire nel nostro piccolo, nel limite appunto delle nostre possibilità. Direi inoltre che il pesce azzurro è riconosciuto dalla medicina, che fa bene al cuore, quindi non potevamo mancare in questa bella iniziativa di cuore comune. Il vostro valore di cooperazione non soltanto nello statuto, ma è il caso di dire proprio nel cuore. Sì, noi siamo intervenuti per anni nella donazione anche a Telethon, oltre 60.000 euro abbiamo donato negli anni a Telethon, siamo intervenuti anche in situazioni catastrofiche, ahimè, di terremoti, di alluvioni nella regione Marche, nella regione Emilia-Romagna. Quindi diciamo che le iniziative sono state molteplici in questo senso, e questa iniziativa, che reputo veramente straordinaria e bella, al suo secondo anno abbiamo voluto dare un piccolo segno anche della nostra presenza, della nostra partecipazione.